Sabato scorso è stato inaugurato a Perugia il nuovo teatro intitolato alla memoria dell'attore e autore Franco Bicini. Il teatro, che si trova appunto in via del Cortone, presenterà a partire dal 3 gennaio la commedia di Franco Bicini Quando piovono gli angioletti. Parliamo di questo importante evento culturale con Mariella Chiarini, che abbiamo raggiunto al telefono. Siamo collegati con Mariella Chiarini, anima della compagnia Il Canguasto, che sabato scorso ha visto l'inaugurazione del teatro intitolato a Franco Bicini, un importante attore e autore del teatro perugino. Allora, Mariella, qual è stata la sensazione dopo questa bella giornata di teatro? Beh, chiaramente, come ho detto al pubblico lì presente, io mi sono sentita come una sposa che al braccio del suo principe azzurro si incammina verso l'altare sulle note della marcia di Mendelssohn. Questo ho detto al pubblico, perché veramente è stato un momento solenne, emozionante, tanto atteso, in cui ho sposato il mio amore, che è il teatro, insomma, ecco. Mariella, come si è arrivati a questa bella giornata? Cioè, quali sono stati i passi che hanno portato a Perugia a poter contare su un nuovo spazio teatrale, soprattutto legato alla tradizione del teatro dialettale, un teatro di tutto rispetto che voi meritoriamente portate avanti? Beh, il percorso è stato abbastanza lungo perché comunque c'erano lì prima un magazzino che era occupato da noi. E un laboratorio artigianale di un fabbro, quindi è stato necessario passare attraverso il cambio di destinazione d'uso, che non è stato tanto breve perché è tutta zona vincolata dalla sovrintendenza, quindi c'è avuto un piano di recupero. Poi diciamo, ci sono stati anni di attesa per il reperimento dei fondi perché c'era stato un primo momento in cui sembrava che le spese per la ristrutturazione le avrebbe affrontate il comune, poi invece non è stato così e allora noi grazie allo stanziamento che aveva fatto con il bando del 2005 la Fondazione Cassa di Risparmio siamo andati avanti sperando di trovare altri finanziamenti, altre risorse, non era semplice, ma non avremmo fatto una ristrutturazione così di fondo se poi non ci fossimo imbattuti nel PUC2, piani urbanistici complessi, e questo siamo già nel 2008, ma intanto diciamo, noi il locale l'avevamo individuato nel 96, il contratto l'abbiamo fatto di affitto con il comune il 31 gennaio del 97. E quindi diciamo dal 31 gennaio del 97 al 2008 un po' di anni sono passati, però tutto è bene quel che finisce bene, insomma, no? Bene, E e dopo da... a salutare questa bella giornata c'era anche Enrico Vaime, un personaggio noto come Certo. autore che non ha mai dimenticato le sue origini perugine, no? Sì, io lo ringrazio ancora per aver subito accettato il mio invito, la mia proposta e mi sembrava che fosse bello avere la presenza di un padrino di tutto rispetto come un grande autore come Vaime, non solo perché è perugino ma anche perché rappresenta, diciamo, da un punto di vista di spettacolo e di pregio per il suo valore artistico di autore, tanto più che appunto il teatro è intitolato a Franco Bicini, che lui ha conosciuto e sul quale si era già espresso nella prefazione che aveva fatto all'unica pubblicazione che è stata fatta dei lavori di Franco Bicini postuma, no? Una raccolta di commedie. Quindi sono contenta che c'è stato Vaime, ma sono contenta anche che sia il sindaco che l'assessore alla cultura hanno deciso loro, non è che sono stati pregati di intervenire, insomma, l'hanno scelto loro di essere presenti a questo momento importante, importante per me, ma è importante anche per la città, Ecco. perché a me mi arriva in una fase della vita abbastanza, insomma, io ho molti anni, no? Ormai è un pezzo che zampetto per i palcoscenici, però questa cosa molto bella.
perché è molto bella, invito tutti i perugini e non solo a venirla a vedere, resterà comunque per la città. Ecco Mariella, dicevi hai molti anni, ma io direi hai molti anni davanti, perché il teatro Franco Bicini in via del Cortone deve essere vissuto, praticato dalla vostra compagnia. E allora diamo gli appuntamenti il prossimo 3 gennaio con Quando piovono gli angioletti, ovviamente. Di Franco Bicini. Sì, abbiamo scelto di aprire la stagione con un lavoro di Franco Bicini, perché ovviamente per un omaggio a Franco Bicini, ma poi proseguiremo fino alla fine di aprile e avremo altre compagnie con altri lavori, quindi la stagione è già tutta programmata, insomma. Quindi invitiamo il pubblico a prendere visione di tutto questo anche nel nostro sito www.teatrovicini.it, dove c'è il cartellone, insomma, dove ci si può informare di tutto, i numeri telefonici, i nostri riferimenti, tutto. E anche l'ubicazione del teatro. Voglio dire una cosa importante, che abbiamo fatto una convenzione con la SIPA per il parcheggio, a parte che c'è via Ripadimeana, ma anche per i parcheggi di Piazzale Europa, che con la scala mobile arriva proprio quasi di fronte a via del Cortone, insomma di fronte a San Domenico significa via del Cortone, e anche volendo, insomma, il parcheggio di Piazza Partigiani, ecco. Grazie a Mariella Chiarini.